Buongiorno a tutti e bentrovati a questo quinto appuntamento di Com'è da casa. Come vedete, oggi parleremo di verdura e di frutta. Tutti conosciamo le proprietà benefiche di questi alimenti e numerosi studi suggeriscono che il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura, corrispondente a circa 600 grammi al giorno, prevenga numerose malattie, come il 15% delle malattie cardiovascolari, il 17% delle malattie respiratorie e ben il 40% delle malattie dell'apparato digerente. Altri vantaggi di questi alimenti sono il basso potere calorico e l'alto potere saziante, l'elevato contenuto in vitamine, sali minerali ed altre sostanze benefiche, e la capacità di favorire l'eliminazione di sostanze tossiche e quindi anche cancerogene dall'organismo. Ma come fare a consumare una tale quantità di frutta e verdura nell'arco della giornata? Un consiglio che do sempre è quello di unire le verdure alla preparazione dei primi piatti, come semplicemente pasta e verdure, riso e minestrone, o perché no, ricette più elaborate e fantasiose. Un secondo consiglio è quello di utilizzare la frutta e la verdura come spuntino o anche come apripasto, come nel caso della verdura. E per fare questo io suggerisco sempre di mondare e preparare la verdura precedentemente in modo tale da trovarla pronta quando arriviamo a casa. In questa maniera, piuttosto che fiondarci su qualche alimento ipercalorico presente in dispensa o nel frigorifero, azzanneremo per primi i nostri vegetali. Un piccolo approfondimento per l'alimentazione della donna in rosa riguarda la presenza in alcuni di questi alimenti di poliamine. Alcuni studi riconoscono nelle poliamine la loro capacità di favorire la proliferazione cellulare e quindi anche la proliferazione di cellule cancerose, e per questo suggeriscono di limitarne l'assunzione. Gli alimenti vegetali che contengono queste sostanze sono le solanacee, come pomodori, melanzane, peperoni, i frutti tropicali, le arance e ad anche i pompelmi. Tuttavia, poiché non esistono sufficienti studi che avvalino questi dati, il mio suggerimento è piuttosto quello di limitare l'assunzione di questi alimenti semplicemente seguendone la stagionalità. Infatti, tra i consigli su come scegliere e consumare la frutta e la verdura, il primo è sicuramente quello di seguire la stagionalità. Il secondo è quello di scegliere alimenti di colori diversi, quindi variare sempre la tipologia di frutta e verdura, poiché il colore diverso rappresenta la presenza all'interno dell'alimento di sostanze benefiche di diversa natura e con diversa funzione. Il terzo consiglio è quello di consumare preferibilmente frutta biologica o non trattata, poiché è stata riscontrata una maggiore concentrazione di sostanze benefiche all'interno della frutta biologica. Quindi scegliere frutta con un grado di maturazione medio per abbassare il carico glicemico del pasto, o di associarla ad alimenti con un elevato contenuto di grassi e proteine, in modo tale da abbassare l'indice glicemico. Per questo possono essere utili i frutti oleaginosi come le noci o le mandorle. Scegliere preferibilmente la frutta e la verdura, in particolare fresche, e quindi potenzialmente, idealmente, fare la spesa di questi alimenti tutti i giorni, poiché lasciare in dispensa esposti al calore e all'ossigeno per numerosi giorni, soprattutto le nostre verdure, vuol dire lasciar ossidare le sostanze antiossidanti in esse contenute e quindi limitare le loro funzioni benefiche. Potrebbe sembrare assurdo, ma può essere preferibile consumare degli alimenti surgelati che vengono conservati a basse temperature immediatamente dopo il raccolto, piuttosto che fare la spesa della nostra verdura una volta a settimana o anche più e conservarla a lungo. Infine, consiglio sempre di non eccedere nel consumo di frutta per non aumentare di troppo la quantità di zuccheri, in particolare di fruttosio, assunti con la dieta.
E per lo stesso motivo non è raccomandabile la sostituzione della frutta con i succhi di frutta, poiché questi sono un naturale concentrato di zuccheri e in molti casi contengono anche zuccheri aggiunti. Un altro motivo per non sostituire la frutta con i succhi di frutta è il fatto che la masticazione produce numerosi segnali di sazietà per il cervello e quindi masticare un frutto o bere un succo di frutta non è propriamente la stessa cosa. Spero di avervi dato anche oggi dei consigli utili. Tanti saluti dal dottor Francesco De Santis e arrivederci alla prossima occasione.